Ehi, ci siete? Ciao. Ciao! Ciao. Che state combinando? Bella domanda, esatto. Stai divertendo. Si sopravvive. Però sto anche facendo un botto di ginnastica, quindi faccio un po' meno schifo. Attenzione, abbiamo Rocky Balboa in chiamata. Quasi, guarda. A parte le flessioni, perché quelle sembrano un giorno dovrai superare questa tua paura delle flessioni. Ma non ho paura, ma perché io non riesco, non è che comunque riesco a darti video dopo. Assassin's Creed, scopo. Assassin's Creed. Attenzione. Ho finito Assassin's Creed. Però cucino in compenso. Ho imparato a fare il pane. Oggi ti ho preparato la maionese e a fare altre cose. Prende cura del nostro corpo. Prova a divertirti. Allora, quindi sono un po' un disastro. Cioè, perché lontani, quindi bisogna tenerti vicini con i vocali, videochiamate, e ti racconta un po' quello che si fa, ti cerca di interagire. Io mi sto sfondando di serie TV e di fumetti. Dai, bello. Non ho più soldi sulla mia carta di credito, in realtà non ce l'ho mai avuto e non posso neanche comprarli. Mi sto rinascendo l'armadio, davvero. No, io guarda, Comprando oltre a leggere non faccio niente, cioè disegno, leggo, guardo un attimo con Martina e basta. Non faccio niente, lui le mie scuse. però. Ah, raga, io sto cantando un casino. Sono i vicini che non mi sopportano più, anche nei genitori. Registrando un sacco di canzoni così perché Ma perché ti diverti o boh, non so. Cioè, significano qualcosa. mi va. Tutti e due. Però mi diverto un botto a cantare, quindi. Tipo, vedi a un certo punto che Martina comincia a urlare a squarciagola. Prende un gatto, cioè, lo usa come microfono.
Pensate se, un anno fa, qualcuno fosse venuto a raccontarci cosa sarebbe successo. Lo avremmo preso per un pazzo. Ma è tutto vero. Voi, come la state vivendo? Devo dire che la scuola non è male. Perché se prima per andare a scuola ci mettevo 1 ora e 20, prendendo 2 bus e un treno, tutto assonnato, ora mi basta qualche metro e arrivo direttamente in classe. Quello che mi manca sono le persone. E i bei momenti. Ma finita sta situazione non lasceremo nulla per scontato e vivremo ogni momento al massimo. Per ora dobbiamo accontentarci di vederci tramite uno schermo. Non è facile, ma tra una risata e l'altra e un po' di festa, piano piano il tempo sta passando. Ma la mia domanda è: ma è possibile che nel 2020 non ci sia un programma decente per le videochiamate? Un modo per evadere è il cinema. Con una libreria streaming infinita possiamo perderci a conoscere nuovi film e tutto un mondo da scoprire. Ma solo a me inizia a fare impressione vedere persone che si abbracciano nei film. Forse sto diventando pazzo. La verità è che ci lamentiamo di dover restare in casa quando c'è chi una casa non ce l'ha. E forse è il momento per cambiare e renderci conto che poter stare qua a riflettere ci rende dei privilegiati. Devo trovarmi con una mia amica a Piazza Cavour, credo. Oggi, allora adesso sono a Milano perché siamo andati poi ci troviamo. A vedere poi una quando arrivo in città, chiamo, mi dici dove sei e poi e non ci so troviamo. Tra un po' torniamo. In teoria stasera dovremmo andare anche in classe, Camilla, però e tutto il gruppetto. Sai che siamo che alla fine ci vediamo domani sulle scale pomeriggio. Quelle del Beretta.
che ti vengo a prendere a scuola alle 2. No, tipo la gonna quella prima che metto sempre. Casa. Forse il pigiama solito anche. E poi quindi poi se... quello di pisso. Se scendo un po' prima ci possiamo vedere. Ah, sono in strainanza, aiuto. Sì, praticamente mia mamma non si fida, ma non guarda perché che i miei potrebbero voi, anche non farmi non vuole che vada in giro, perché ha detto che la situazione sta peggiorando un strada botto. Con me, come hai fatto a lavorare a Sant'Anna in nessun luogo chiuso. E è giusto che abbia questo, e... questo punto di vista, ma comunque se hanno riaperto anche i bar in mi generale ha dopo le 6. Mamma, quindi devo stare a casa perché anche lei non si fida per me prendere il pullman. Buongiorno Marti, come stai? Come stai passando questa situa da Corona Time? Ciao amore, come stai? Io mi sto annoiando a morte, sì, ti giuro. Diciamo che si tira avanti. Ho perso il senso del tempo. Se tu esci, ti può prendere a Como. Se ti fermano, devi dirgli perché stai andando a Como. No, e deve essere per forza per ragioni. Il 15 non si torna. Secondo te, poi, fino a quando cioè, siamo a casa? Bisogna essere per forza sicuri al 100%, se no, quarto giorno tutto. In casa. Ti giuro, mi sto deprimendo un botto. Il mio Netflix mi sta dicendo di uscire di casa. Stiamo cadendo in il mio Instagram pure. Mi fa male. E il mio cervello invece mi sta dicendo che dovrei iniziare a studiare. Io anch'io, guarda, mi vendo a spararmi. Vado a sfondarmi di cibo come ho fatto per questi no, quattro comunque... giorni. Almeno. Niente, ho fatto tutta la mattina video lezioni adesso. Da guardare. Cioè, per carità, il lago è bellissimo. Però ho scoperto che adesso non posso uscire neanche qua a Brianno. Perché tipo continua a passare la macchina, sai quella col... Perché qua dicono tipo lì. Fino al 2 maggio, fino a maggio. È assurdo perché sembra di vivere dentro a un film. Ogni cosa al suo posto, capito? Cioè io non mi riconosco. Poi però mi giro e mi ricordo chi sono vedendo il resto della stanza che ho deciso di non inquadrare per... È triste perché fa mega ridere ma non l'ha visto nessuno, sì. Capito? Ora arriva il momento più intenso della mia giornata, ossia quello di fare i letti. Mi sto divertendo un casino. Farò il mio 18° a casa. Scusa, sono ancora nel letto. Tu invece che cosa stai facendo di entusiasmante? Cioè che tutta l'Italia si sia fermata. E io sono su Hangout dove dice ciao Martina. Sto leggendo un libro di mia spontanea volontà. E mi piace pure. Comunque dai, alla fine non è così male stare a casa. Cioè più o meno. Stiamo mettendo un po' di musica. E ok. Allora, va bene, niente, io starò lì le solite cose su introspezione, miglioramento dei rapporti sociali, sul fatto che non dobbiamo uscire di casa per non affollare gli ospedali, sull'apprezzamento della famiglia e queste cose qua su cui avete sicuramente avuto modo di riflettere. Niente, mi limiterò solamente a mostrarvi come passo le mie giornate chiuse in casa e fanno schifo. We'll be right back.
So hard and got so far.
Stiamo vivendo un momento molto particolare delle nostre vite. Tutti costretti a casa, senza poter uscire, senza poter incontrare persone. Non siamo abituati a fermarci, perché il nostro è un mondo di corsa, o almeno, quello che conosco io lo è. Le persone corrono senza sosta, lavorano, non dormono, non riposano, semplicemente corrono, e corrono nella speranza di fare abbastanza soldi per poter andare in vacanza e poter fermare un attimo la corsa. Corrono cercando quello che molti chiamano felicità, ma che per molti consiste in un oggetto nuovo e in un momento di relax. E questa felicità nell'essere tranquilla e riposo nasce da una corsa continua e senza sosta. La gente non è abituata alla noia, allora corre fino alla malattia, fino a quando il suo corpo si ammala e le impone di fermarsi. Allora si rimane confinati a letto un paio di giorni fin quando non passa e poi si ricomincia a correre. Ditemi se sbaglio, ditemi se sono l'unico a pensarla così. Ora però la situazione è diversa e il mondo è essere malato, non il singolo, ma l'intero organismo è infetto e tutto per un momento si è fermato. Molti la vedono come una tragedia, ma molte persone sono stati strappati dai cari, i morti non calano, la curva fatica ad abbassarsi, ma questa situazione presa nel giusto modo può rivelarsi un'opportunità. Quando la situazione è esplosa, io essendo uno studente ho dovuto cominciare ad organizzarmi per poter continuare gli studi da casa. Le mie giornate sono cominciate a diventare troppo simili. Mi alzo, faccio lezioni online, mangio, studio e quando concludo la parte scolastica della mia giornata cerco di inventarmi qualcosa da fare, ma penso di non essere l'unico a passare gran parte del mio tempo connesso. Ma connesso a cosa? Connesso con chi? Spesso connesso solamente per finta con le altre persone. Connesso con gli altri solamente per le piattaforme che utilizziamo o per le cose che guardiamo o ascoltiamo. Ma non connesso veramente con loro. Dopo qualche giorno di routine, ecco però che qualcosa comincia a prendere il sopravvento, la noia. La noia dilata il tempo, lo fa passare molto lentamente e ci fa sentire come se stessimo buttando momenti importanti della nostra vita. Ma cosa nasce dalla noia? La voglia di fare, la creatività. E allora ecco che in questi momenti di noia, che ci paiono infiniti, qualcuno si riscopre, rinasce, scopre passioni o capacità che non credeva di avere. Molte persone capiscono che tanti dei valori a cui erano così fortemente attaccate e devote sono futili e sviluppano nuovi interessi. Questo momento ci può servire a riconnettere per una volta noi stessi e a connetterci tra di noi, perché se ci riflettiamo veramente, per quanto adesso ci sentiamo sconnessi gli uni dagli altri, per la distanza, il non potersi incontrare, vedere o toccare, il mondo non è mai stato così connesso, unito nella lotta ad un male comune. Molte persone collaborano, si aiutano, donano. L'unica cosa che spero vivamente possa portare sulla Terra questa situazione è una lezione, o più che altro una domanda. Abbiamo veramente bisogno di una pandemia globale per connetterci l'un l'altro e risolvere insieme i problemi?
Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Devo andare. Se la tristezza morde troppo è perché ho perso il senso della realtà, cioè della meraviglia. Ho letto questa frase nel testo Regalare bruchi ad una donna di Alessandro D'Avegna. A volte la realtà può essere difficile, spaventosa e amara, ma fortunatamente non è sempre così. Lei sa anche stupirci, sa farci ridere, sa portare bellezza. Nelle giornate frenetiche a cui eravamo abituati,
Ci perdevamo molte cose che fanno provare meraviglia, senza neanche accorgercene. Sarebbe bello avere la consapevolezza, prima di andare a dormire, di aver provato questo sentimento almeno una volta durante il giorno. Ora che abbiamo molto tempo per pensare, per cogliere i dettagli, mi sono ritagliata un momento della giornata per osservare ciò che di bello mi circonda. Purtroppo questa piccola accortezza in questo periodo non basta per restare sereni. Quello che si sente tutti i giorni a volte è troppo e ci fa vedere tutto nero. Essere lontani dalle persone che amiamo e sapere che nessuno è al sicuro, che delle vite sono state rubate prima del tempo, non ci fa stare bene. L'unica cosa che calma i brutti sentimenti, che fanno a botte dentro di me senza tregua, è vedere il sorriso del mio cuginetto che gioca a palla nel cortile di casa sua, anche se attraverso un video. Pensare che quando un giorno gli racconteremo questa storia e gli diremo: quando tu eri molto piccolo è successa una cosa tremenda, tutto questo sarà finito. In questi giorni la tecnologia ci sta permettendo di ritrovarci nonostante l'isolamento, ma purtroppo i telefoni non hanno la capacità di farci sentire il conforto di un abbraccio, la semplicità di una stretta di mano, una pacca sulla spalla, la passione di un bacio. Quando ci tolgono la possibilità di avere un contatto con l'altro, ci accorgiamo che le cose essenziali per sopravvivere non sono chattare con l'amico e vederlo attraverso uno schermo, o passare la giornata davanti al computer. Le cose essenziali sono parlare con lui ore, ridere e bere un caffè insieme. Non è della connessione wifi che l'uomo ha bisogno. Abbiamo bisogno di sentirci connessi con la vita. Abbiamo bisogno della primavera, di vedere la natura che si risveglia facendo risvegliare anche noi. Abbiamo bisogno di sentire il calore del sole sulla pelle. Abbiamo bisogno di sentire il meraviglioso cinguettio degli uccelli. Abbiamo bisogno del vento tra i capelli. Questi giorni ci faranno diventare nostalgici, ci faranno sentire la mancanza della connessione, ma di quella vera, quella connessione che ci fa sentire legati ad un unico filo, l'emozione che ci sorprende entrando in contatto con un'altra persona. Il tempo grava su di te con il suo peso, come un antico sogno dai tanti significati. Tu continui a spostarti, tentando di venirne fuori. Forse non ce la farai mai a fuggire dal tempo, nemmeno arrivando ai confini del mondo. Ma anche se i tuoi sforzi sono destinati a fallire, devi spingerti fin laggiù, perché ci sono cose che non si possono fare senza arrivare ai confini del mondo. Como, domenica 16 febbraio 2020, terza gara fascia nazionale Lombardia, free program junior ladies, ultima competizione FISG prima della finale di campionato. Nello short program di sabato 15 febbraio purtroppo avevo perso 5 preziosi punti che mi avevano fatto scivolare a 5 posti dal fondo della classifica, 15esima su 20, non ci potevo credere. Ho pianto tanto perché mi ero impegnata al massimo per arrivare in ottima forma a questa gara, per poter migliorare il mio personal best ottenuto a Milano il mese prima, ma non mi dai per vinta. Infatti con quella di domenica è stata la gara migliore della stagione e posso dire anche degli ultimi anni, non ho sbagliato nulla. Ho quasi varcato la soglia dei 100 punti, ero nona nel ranking nazionale della mia categoria e nonostante lo svantaggio di 15 posizioni sono arrivata quarta nel free program e sesta nella classifica finale. Non vedevo l'ora di dimostrare un'altra volta di quello che ero capace alla finale di campionato di Padova. Padova, sabato 4 e domenica 5 aprile 2020, finale di campionato, le prime 24 del ranking nazionale. O meglio, Malgesso 5 aprile 2020, a casa in quarantena. Nonostante fossimo a casa per l'emergenza Covid, ho comunque deciso di indossare i miei compagni di avventura, i pattini, la mia luccicosa tuta blu del programma lungo, o chiamato anche free program, di truccarmi e pettinarmi. Ho chiuso gli occhi e mi sono immaginata il momento in cui lo speaker dice: in pista Iside Meneghelli, e sulle note di Nothing Else Matter cover by Lucy Silvas ho cominciato a sognare. Il pattinaggio è tutto per me. Mi insegna ogni giorno qualcosa, sia nei momenti belli che in quelli difficili, ma soprattutto mi fa capire che basta davvero poco per poter volare. Bisogna solo volerlo e convincerti che puoi farlo.
In questa quarantena rimango connessa a questa sensazione, cercando di volare sul prato e provando gli elementi che avrei dovuto lavorare in questo periodo sul ghiaccio. Avete letto la notizia che c'è il coronavirus, raga? È una cosa... cioè, è una cosa che non ci credo neanch'io. Ci sentiamo dopo. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Mi siete mancati? Io faccio Ramadan. Io ho imparato a cucinare con i miei genitori, mi mancate anche voi. Anche voi mi mancate molto, mi annoio un po', però mi alleno a calcio a casa. Ragazzi, comunque io oggi ho preso 8 a Pascoli e mi sono divertito tantissimo perché era facile. Ciao ragazzi, io invece ho preso un nuovo cane che si chiama Trilli. Ciao ragazzi, spero che stiate bene, io ho fatto questi bei disegni, spero che vi piacciano. Wow, che bello, mandaceli più spesso sul gruppo qualche foto. Che fai oggi? Stavo facendo pratica come presentatore. Casomai avessi voglia di giocare a Ti senti fortunato? Tu hai un animale domestico? Mi piacerebbe molto. Raga, vi ricordate l'anno scorso quando eravamo in barca, avevamo fatto i nodi? Mi è venuto un flash, guardate. Raga, io ho avuto un'idea, ma ci avviciniamo tutti quanti i nodi così in modo tale che ci abbracciamo.